Ogni giorno, lungo il fiume Ruaha, in Tanzania, si lotta per la sopravvivenza. I pesi massimi combattono l'uno contro l'altro all'ultimo sangue. I leoni hanno sempre regnato in questi territori, ma ora alcune prede li sfidano apertamente e non cederanno senza lottare. Una leonessa con un solo occhio domina la scena e guida la caccia. È lei a spingere il branco all'attacco di un gigante della savana, correndo grossi pericoli. I fiumi che scorrono negli altipiani della Tanzania sono asciutti. La terra è arida e gli animali assetati. Solo il Ruaha continua a scorrere. È l'ultima risorsa d'acqua per chilometri. Attira animali da ogni parte, sia predatori che prede. Una leonessa conosciuta come Wanai, un solo occhio e il suo branco, devono affrontare una pericolosa stagione secca. Coraggiosa e tenace, li guiderà nella caccia. Sono molte le bocche da sfamare e molte le prede da cacciare. Una mandria di bufali forti e potenti si aggira nella savana in cerca di erba, sempre più difficile da trovare. Ovunque vadano, la terra è arida. Non c'è quasi niente da mangiare. Agli occhi dei leoni sono quasi 1000 tonnellate di carne, tutte in direzione del fiume. I leoni individuano un giovane bufalo. I bufali avvertono la presenza dei leoni, ma non hanno altra scelta. La sete li guida dritti verso il fiume e verso i leoni. Questo tratto del fiume è il territorio del branco. Ogni volta che va a bere, il bufalo diventa una preda potenziale, ma negli anni hanno imparato a difendersi. In periodi come questo, i leoni, quando attaccano, non hanno vita facile. I bufali conoscono le proprie forze. Dalla loro parte hanno i numeri e le corna. I leoni si affidano al loro spiccato istinto di caccia e all'organizzazione.
muggito disperato di un piccolo fa accorrere alcuni bufali adulti in sua difesa. Questi giovani maschi non sono prede facili. Creano una linea difensiva che i leoni non osano affrontare. I bufali non hanno un leader, ma reagiscono collettivamente. I giovani maschi restano all'esterno della mandria, tenendo i giovani, i vecchi e le femmine al sicuro al centro. I leoni rinunciano alla caccia. I bufali hanno resistito agli attacchi. Passerà del tempo prima che facciano ritorno qui per dissetarsi. Il branco dovrà trovare un'altra preda. Esausti dopo il tentativo fallito di rimediare un pasto, i leoni si riposano. Una leonessa è ferita, ma non può cedere al dolore. Nuove battaglie li attendono. La prima sfida della giornata è questo branco di elefanti. Sono scesi dalle colline che si trovano a chilometri di distanza. Diffidente verso i leoni, la matriarca che guida il branco li tiene a distanza. I piccoli leoni vengono lasciati lontani dai pericoli. Davanti a simili giganti, gli adulti sanno che la sfida è davvero ardua. Ma hanno un debole per la carne di elefante. Se incontrano un piccolo sul loro cammino, cercano di ucciderlo. Le madri restano vicine ai piccoli. Thank you.
Gli elefanti sono nervosi. Oggi i leoni non mangeranno un cucciolo di elefante. Il cammino verso il fiume ora è libero e il branco può dissetarsi. I cuccioli di leone prendono ancora il latte, ma questo non è più sufficiente. Hanno 4 mesi e hanno bisogno di carne. Gli ippopotami affollano il fiume Ruaha. Combattono di continuo per le migliori pozze d'acqua. Questo maschio anziano è stato costretto a spostarsi nelle acque basse dopo aver perso la sua battaglia. Non fatevi ingannare dal suo aspetto. L'ippopotamo è aggressivo ed è temuto in tutta l'Africa. Attacca senza paura i leoni per difendere il proprio territorio. Ma fuori dall'acqua è troppo lento per essere una vera minaccia. Non riesce a spaventare più di tanto i leoni e torna in acqua. Loro lì non lo seguiranno. Continua a tenerli d'occhio, in attesa che se ne vadano. Ma i leoni sono pazienti. Arriverà il loro momento. Ai tropici, il tramonto arriva intorno alle 18. La luce non dura a lungo. Tra mezz'ora farà buio. E la savana è un luogo pericoloso di notte. Il maschio anziano ha fame, ma se vuole mangiare dovrà uscire dall'acqua. Con il terreno così asciutto è difficile trovare buoni pascoli. L'ippopotamo deve cercare più lontano dalla zona di sicurezza del fiume, verso un territorio pieno di pericoli. Alla disperata ricerca di qualcosa da mangiare, i leoni hanno teso un agguato e ucciso il maschio anziano. Non rappresenta un buon banchetto. La carne si trova sotto uno spesso e rancido strato di grasso.
l'ippopotamo non placherà la loro fame. Gli avvoltoi hanno iniziato a volare sul posto questa mattina presto, tenendo d'occhio l'area. Trovano subito la carcassa. Iene, sciacalli e tutti gli altri spazzini della savana possono banchettare con l'enorme carcassa. I leoni non hanno ucciso invano. Le leonesse prendono posizione con vista sul fiume per individuare potenziali prede. Queste giraffe hanno abbandonato la zona di sicurezza delle colline in cerca d'acqua. Raccolgono gran parte dell'acqua dalla rugiada mattutina e dalle foglie di cui si nutrono. Ma oggi non è abbastanza. Anche per leoni forti come quelli del branco di Wanai, le giraffe sono una preda difficile da abbattere. Un maschio adulto pesa quasi 2 tonnellate. Un leone da solo non ha alcuna possibilità contro una giraffa. La leonessa non sembra interessata all'impala di fronte a lei. Ha posato lo sguardo sul gigante più avanti. Le zampe affusolate, i lunghi colli e una naturale eleganza fanno apparire le giraffe innocue. Ma un loro calcio ben assestato può anche uccidere un leone. Ci vuole l'intero branco per abbattere una preda di questo calibro. Wanai usa la copertura del letto asciutto del fiume per avvicinarsi lentamente alla preda. Il resto del branco si nasconde dietro la cortina d'erba secca. Wanai si muove abilmente in questo territorio. Il branco attende di passare all'azione. La giraffa non sospetta nulla. Due cuccioli seguono Wanai. Per loro la caccia è ancora un gioco. I loro versi fanno trasalire la giraffa. I leoni sono in allerta, ma non sono ancora pronti. Due leoni spingono la giraffa verso il letto del fiume, ma sono da soli.
gli altri non li hanno seguiti. La giraffa riesce a fuggire. L'agguato di Wanai è stato vano. Il resto del branco rimane all'ombra per risparmiare energie. Ancora nulla da mangiare. È passata una settimana dal loro ultimo pasto. Nelle ore più calde del giorno, la temperatura si aggira intorno ai 40 gradi, perfino all'ombra. Il branco non caccerà con questo caldo. La disidratazione arriva velocemente e i colpi di calore non risparmiano neanche gli animali abituati a queste temperature. Gli animali più grossi si rifugiano all'ombra delle acace. L'intero bush è in una morsa di calore. La pace regna brevemente sulla savana. Da mezzogiorno a metà pomeriggio non c'è bisogno di stare allerta. Nessuno ha la forza di attaccare. Intorno alle 16 il sole inizia a tramontare e gli animali tornano attivi. Dopo la siesta pomeridiana, i babbuini si dirigono verso gli alberi per uno spuntino. Raccolgono i nuovi germogli e scartano fiori e frutti. I frutti attirano gli impala. E gli impala attirano i leoni. I versi delle scimmie echeggiano nella savana come un allarme e diffondono il panico. Su questi altipiani al centro della Tanzania, ora c'è solo calore e polvere. Le giraffe lasciano il fiume e tornano nelle colline dove il caldo è meno soffocante. L'erba è tutta secca. La savana sembra deserta. Il branco non ha scelta.
Il puro istinto guida i leoni ai confini del loro territorio, dove vivono le giraffe. Allontanarsi così tanto dal fiume li mette in pericolo. È un azzardo, ma continuano a camminare giorno e notte. Alla fine giungono nella terra delle giraffe, a chilometri di distanza dal loro territorio. Per i leoni questa è una terra straniera, dove mancano i punti di riferimento del fiume, a loro così familiari. Per le giraffe, come per tutte le specie, le prede più vulnerabili sono i piccoli. Sono inesperti e, a differenza degli adulti, non hanno l'altezza per tenere sempre d'occhio il bush. Se un leone insegue una giovane giraffa, la velocità è l'unica speranza di sfuggire al predatore. Le giraffe che sono andate via in cerca d'acqua hanno lasciato i piccoli con un'altra femmina. Questa avverte la presenza dei leoni e si allontana dalla zona pericolosa. Solo uno dei due piccoli la segue, l'altro resta indietro. Non si è accorto che qualcuno lo sta spiando nell'erba alta. Il branco è in formazione di caccia. Le femmine si sparpagliano. Un leone prova a tagliare la strada alla giraffa, ma non ci riesce. Queste giraffe hanno scampato il pericolo. Qui c'è ancora vegetazione in cui nascondersi per i leoni in attesa di un'altra opportunità. Queste colline sono il territorio di molte giraffe. Un grosso maschio sente qualcosa che gli piace. C'è una femmina in calore nelle vicinanze. Anche lei sembra interessata al maschio. Ora sono impegnati nel rituale del corteggiamento. Non conta nient'altro. In questa fase, il maschio dimentica il suo istinto di sopravvivenza.
I leoni non si sono persi nulla di questa schermaglia amorosa. I maschi sono qui, e questo significa che ci sono prede da cacciare. I leoni si preparano a sferrare l'attacco alla giraffa. Le leonesse guideranno la caccia e condurranno la preda verso Wanai. Sarà lei la prima ad attaccare. Con i loro lunghi colli, le giraffe riescono a vedere a distanza, ma quasi non si accorgono di ciò che accade molto vicino a loro. I leoni sono vicini e la giraffa non sospetta di nulla. Uno dei maschi si nasconde dietro un cespuglio. Si avvicina. Quando la giraffa si accorge della presenza dei leoni, è troppo tardi. Wanai afferra il suo trofeo e non ha intenzione di lasciarlo. Una leonessa morde la giraffa sul muso, impedendole di respirare e mettendo fine alla sua agonia. Tutto finisce in pochi minuti. Il branco si è finalmente procurato un'ottima preda. Come al solito, il maschio mangia per primo. Il suo attacco è stata la mossa decisiva che ha abbattuto la giraffa. Da lontano, la femmina guarda il suo partner mentre viene sbranato. Ma non riesce ad abbandonarlo. I leoni portano i piccoli a nutrirsi della carcassa. Lasciano loro la testa, perché le guance sono abbastanza tenere. Per qualche giorno la fame sarà tenuta a bada. E in un ambiente duro come il bush, è un periodo abbastanza lungo. Gli avvoltoi si avvicinano alla carcassa, ma dovranno attendere. I leoni avranno da fare ancora per un po'. Thank you.
L'odore del sangue viaggia lontano nella savana e attira altre giraffe. Attira anche i bufali. Sono innervositi dalla presenza dei leoni, ma sono interessati alla preda. Una mandria di bufali si dirige verso la carcassa del branco dei leoni. Un giovane bufalo attacca nel tentativo di spaventare i leoni. Ma questa carne è troppo preziosa. I leoni hanno ancora fame e non hanno intenzione di privarsene. Non ci sarà bisogno di scontrarsi con i bufali. Qualche giorno dopo, il branco torna nel suo territorio lungo il fiume. Non è saggio lasciare il proprio territorio troppo a lungo. Soprattutto uno come questo, lungo un fiume che non si secca mai. Nei paraggi ci sono altri due branchi. Potrebbero approfittare dell'assenza di guanai e conquistare il territorio del branco. Nella savana africana, il potere e la sopravvivenza di un branco di leoni dipendono dal fragile equilibrio con l'ambiente circostante. Questo equilibrio viene minacciato ogni giorno dalla siccità, dalla mancanza di prede e dalle cacce senza successo. Per tramandare la specie, quando una femmina entra in calore, uno dei maschi deve accoppiarsi con lei. Nell'accoppiamento, come nella caccia, sono le femmine a prendere l'iniziativa. Il maschio ha fatto la sua parte. Grattando il terreno, marca i confini che gli altri leoni non devono oltrepassare se vogliono evitare la sua collera. Se un giovane maschio in cerca di un nuovo territorio osasse ignorare questo segnale, farebbe meglio a prepararsi a pagare quest'imprudenza con la vita. La leonessa incinta si ritira in un boschetto lontano dal branco per partorire. Nascosta tra la vegetazione, ha dato alla luce due cuccioli. Per ora sono creature cieche e indifese che pesano circa un chilo.
Questi giovani leoni hanno bisogno di protezione. Il futuro del branco dipende da loro. Per produrre latte per i suoi cuccioli, la madre deve andare a caccia lasciando i piccoli da soli. Se una iena, un leopardo, un pitone o persino un altro leone dovessero trovarli, li ucciderebbero. Dopo aver trascorso del tempo con i suoi cuccioli, la madre lascia la tana e torna nel branco. Wanai è la prima a vederla. L'intero branco accoglie la giovane madre. I leoni sono animali sociali, con forti legami che li tengono uniti. In momenti importanti della loro vita, possono essere molto affettuosi. La madre porterà presto i cuccioli nel branco. È passato un altro anno e un'altra siccità. Qui il clima a volte non dà tregua. Con il suo coraggio e le sue abilità nella caccia, Wanai è riuscita, insieme al suo branco, a superare questo momento con successo. Il branco non ha perso nessun membro. È più forte che mai. E il suo regno lungo il fiume Ruaha continua ad essere incontrastato.